Ciao Bari! Ma quanto è alto Vito, mi ha praticamente sollevata. Ciao, grazie, grazie di esserci, così tante e così tanti. Sono tanti motivi per cui sono molto molto felice di essere qui con voi questa sera. E vi voglio dire il primo. Sono felice di essere qui, caro Vito, perché sono qui da segretario del Partito Democratico a confermarti tutta la nostra fiducia e il nostro supporto. Tutta la nostra fiducia e il nostro supporto. Vito Leccese è una persona per bene, è una persona specchiata, è una persona che si è sempre messa a servizio della sua comunità e l'ha fatto con intelligenza, l'ha fatto con competenza, l'ha fatto con generosità anche in queste settimane e l'ha fatto mettendo a disposizione una cosa molto preziosa, che è una storia di impegno che parla chiaro e parla di giustizia sociale e parla di giustizia ambientale. Io ti ringrazio Vito per la disponibilità non scontata che hai dato a candidarti a sindaco di Bari. Grazie Vito Leccese, grazie. Voglio dirti Vito che noi siamo al tuo fianco e siamo pronti a sostenerti in questa sfida per il futuro di questa città che si giocherà nelle elezioni di giugno. Voglio dirti che ti ho ascoltato con grande attenzione e quindi ti dico che siamo pronti a sostenerti anche se vorrai tentare ancora la strada dell'unità dialogando con Michele Laforgia per evitare la rottura e la spaccatura che loro hanno prodotto ieri, trovando una sintesi unitaria. Voglio chiarire che noi, lo sapete, abbiamo sempre lavorato per l'unità, a differenza di altri. Anche ieri abbiamo proposto all'altro candidato quello che Vito vi ha raccontato, di fare un passo indietro entrambi per farne uno avanti insieme, trovando un profilo unitario. Ma la risposta è stata negativa, forse anche da chi aveva già architettato le conferenze stampa, peraltro in luoghi confiscati alla mafia grazie all'impegno del Partito Democratico che qui ha amministrato in questi anni. Abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per l'unità e non perché ce lo imponga il dottore, ma perché ce lo chiedete voi ogni volta che ci incrociamo per strada, perché ci serve per costruire l'alternativa a queste pessime destre, perché per noi l'avversario, e non lo dimentichiamo mai, è questa destra, è questo governo, è Giorgia Meloni, sia chiaro. È più facile distruggere che costruire, ma se non costruiamo adesso ci troveremo poi, come diceva il poeta, a costruire su macerie. Attenzione. Però una cosa deve essere chiara. Non mi scompongo mai, lo sapete, mi conoscete, per gli attacchi che arrivano direttamente a me, ma non sono disposta a tollerare gli attacchi che arrivano a questa nostra comunità. Sono felice di essere qui anche per un altro motivo che vi voglio confessare, perché ieri nei corridoi romani già sentivo girare la voce che non sarei venuta qui da voi e invece io sono qui con voi e per voi e ci metto la faccia perché questa battaglia noi la facciamo insieme, per questa città, per la buona politica, contro chi la vuole inquinare. E sono qui perché io, a differenza degli altri e di altri, sono una persona che mantiene gli impegni presi. In politica, se perdi questo, hai perso tutto, perché oggi vieni meno a un impegno preso con noi, domani con qualcun altro, dopodomani con gli elettori. Non è serio. Mi dispiace molto questa scelta unilaterale che ieri ha preso Giuseppe Conte con i 5 Stelle senza cercare insieme una soluzione.
Lo voglio dire con chiarezza, così aiutano la destra. Abbiamo bisogno di una politica che guardi più alle prossime generazioni che non alle prossime elezioni e ai sondaggi degli ultimi giorni e dei prossimi giorni. Io capisco che chi ha iniziato a far politica direttamente da Palazzo Chigi forse non abbia tanta dimestichezza con la militanza di base che voi rappresentate e con la fatica di costruire percorsi democratici collettivi come vi monta i gazebo delle primarie. Ma pretendo che si abbia almeno rispetto per questo sforzo collettivo e per questa comunità, perché far saltare le primarie a 3 giorni dal voto è una sberla per tutta la gente per bene che si stava preparando domenica a venire a votare per Vito o per Michele. E oltre a questo, fatemi dire che è anche un'insopportabile illazione sul fatto che i due candidati, entrambe persone specchiate, si potessero avvalere di metodi poco trasparenti senza riuscire a controllare il voto che arrivava. Non è accettabile. Così come non accetto il pregiudizio secondo cui chi abita a Bari Vecchia non sia in grado di esprimere un voto libero. È un pregiudizio che questa città e la sua gente non meritano. Sono qui anche e soprattutto perché questa città non merita di venire macchiata e macchiata per intero, guardate, perché questo è il gioco che stanno facendo, dal malaffare che vorrebbe condizionarla. Perché vedo anche tra di voi chi si rimbocca le maniche ogni giorno, da anni, per non lasciare un centimetro alle mafie, ai prepotenti, ai potentati, per non lasciare un centimetro a chi persegue l'interesse proprio, anziché quello collettivo. E io vi dico, non permettete a nessuno di farvi ficcare in un calderone di una melma indistinta, perché voi siete l'antidoto a quella melma e l'avete sempre dimostrato con la vostra partecipazione. Non è negando la partecipazione che si contrasta l'infiltrazione, non è negando più democrazia che si contrasta lo spazio di chi vorrebbe condizionarla, è il contrario. Bari in questi anni è una città che ha saputo rifiorire e questo lo riconoscono tutte e tutti. Si è rianimata grazie allo sforzo che Vito prima ha raccontato, grazie allo sforzo delle amministrazioni. E per questo voglio ringraziare Antonio De Caro, il sindaco e la sua squadra, così come il sindaco che l'ha preceduto, Michele Emiliano, che hanno lottato per creare nuove opportunità in questa città, strappando anche vecchie abitudini e privilegi e contrastando con sorterie interessi sbagliati. Ma questa lotta, come vedete, non è finita, non basta mai e ci richiede di alzare il livello di guardia. La vicenda di ieri di Triggiano e le inchieste di queste settimane sul voto di scambio, se le accuse sono confermate, sono gravissime e feriscono anzitutto chi si impegna ogni giorno come voi per restituire dignità alla politica in un paese dove il 50% delle elettrici e degli elettori ha smesso di andare a votare. Non dimentichiamolo. Davanti a questi fatti la soluzione però non è quella più facile che va tanto di moda, cercare di puntare sempre il dito contro qualcun altro, qualcuno al di fuori di sé, ma è anzitutto guardarsi dentro e il Partito Democratico intende farlo fino in fondo, intende farlo con autocritica e con determinazione, perché non siamo immuni ai tentativi di infiltrazioni, ma dobbiamo insieme diventarlo. Dobbiamo diventarlo e non permettere mai che cose simili possano accadere. La nostra linea per questo deve essere molto chiara. Noi non accettiamo e non vogliamo voti sporchi o voti comprati. Diciamolo con forza anche da qui. Non ci interessano, non li vogliamo lontani. Chi pensa che la politica sia un taxi
per assecondare ambizioni personali senza alcuno scrupolo non deve trovare in questa comunità e nel Partito Democratico neanche un centimetro per inserirsi, nemmeno un centimetro. Deve trovare le nostre porte chiuse dai vostri corpi e dalla vostra partecipazione, chiuse e sigillate. Questo è il Partito Democratico che stiamo ricostruendo, perché c'è qualcosa che viene prima del consenso anche in politica ed è il buon senso. Il buon senso ci deve guidare nella nostra azione quotidiana. Ci siamo presi l'impegno, e io per prima, candidandomi a segretaria, a cambiare questo partito e a lavorare ogni giorno per costruire un'alternativa a questa destra. Su questa linea e sulla legalità non indietreggeremo di un millimetro e non accettiamo, come diceva Vito, lezioni di moralità da nessuno. E voglio dire, per fortuna, che la magistratura fa il suo lavoro e porta avanti le indagini. La ringrazio. Noi non siamo come la destra, che attacca e cerca di indebolire ogni giorno la magistratura, salvo quando vuole strumentalizzarne il lavoro per colpire una buona amministrazione a 2 mesi da un'elezione. Non siamo come loro. Ma io sono anche qui a chiedervi uno sforzo in più, perché noi come comunità dobbiamo riuscire ad arrivare anche prima delle indagini, anche prima della magistratura, ed impedire che cose simili possano mai accadere. Per questo a tutte le nostre militanti e i nostri militanti, ai nostri iscritti, amministratrici e amministratori, io chiedo di essere i nostri anticorpi sul territorio, di difendere i principi della buona politica, di alzare la guardia, di denunciare ogni irregolarità, di segnalare ogni stranezza, di aiutarci, insomma, a tenere lontani gli interessi sbagliati e il malaffare. Noi vogliamo aprire le porte e le finestre di questo partito alle energie migliori, ma chi entra deve trovare nel vostro sguardo rigoroso un metal detector, lo dico con nettezza, un metal detector, perché sì, noi vogliamo aprire, ma alle energie giuste, non ai voti sbagliati o comprati. E in questo chiedo uno sforzo in più anche ai nostri amministratori regionali e locali. Tenete lontani i trasformisti come quelli che di volta in volta passano da destra a sinistra come se fosse la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E quelli che si muovono per convenienza più che per le idee. Tutti quelli che stanno un po' di qua, un po' di là, lasciateli di là che stiamo meglio senza! Sin dai primi anni di vita, attrarre tante nuove aziende, anche 15 sulla intelligenza artificiale e digitale, creare opportunità di lavoro, investire sulla conoscenza, sui saperi, sulle università, sui politecnici, insomma riuscire a creare un futuro migliore per i baresi e per le baresi. Questo è stato ciò che ha trainato il lavoro e lo sforzo fatto in questi anni, di cui li ringraziamo. Adesso bisogna continuare, anzi bisogna innovare sempre di più, perché i bisogni dei baresi, la società è cambiata ed è spaventata dalle trasformazioni che stanno avvenendo, guardate. Dobbiamo guardare negli occhi quella paura, mai banalizzarla, e provare a prendere quelle persone per mano per riuscire insieme a costruire un futuro migliore. Vito si candida per andare avanti nel rilancio e nella risposta a questi bisogni. C'è tanto da fare, guardate, voglio citare una tra le tante battaglie che faremo in queste settimane di campagna, ed è la battaglia sul diritto fondamentale alla casa, perché la casa è un diritto fondamentale delle persone e vuol dire
che il governo Meloni, appena arrivato, ha cancellato un fondo per l'affitto di 330 milioni, lasciando le persone più in difficoltà. Non hanno fatto nulla per aiutare chi si è visto schizzare il mutuo. Ho ricevuto una testimonianza di una ragazza di 27 anni, che è una donna, sta crescendo da sola il suo bambino, lavora nella grande distribuzione, prende 900 euro al mese, il mutuo è arrivato a costarle 850 euro al mese. Ma come fai a vivere con 50 euro al mese? Di questo noi ci dovremmo occupare, perché di questo la destra di questo paese non solo non si occupa, ma sta peggiorando le cose. La battaglia sulla casa, la battaglia sulla rigenerazione urbana, che passa da più coraggio, che dobbiamo avere anche noi per contrastare il consumo di suolo. Rigenerazione urbana vuol dire anche attivare comunità. Vorrei che facessimo un applauso alle tante realtà del terzo settore che ogni giorno si battono con coraggio per la legalità e contro la povertà. Siamo e saremo al loro fianco in questo sforzo. State raddoppiando con questi anni di lavoro gli asili nido in questa città, da 700 a 1400 posti, fa la differenza. Fa la differenza anche perché sappiamo che dove mancano quei servizi, purtroppo, le donne rinunciano a lavorare ed è sbagliato ed è un danno a tutta la società e a tutta l'economia. Non sta scritto da nessuna parte che il carico di cura debba gravare sulle spalle delle famiglie e in particolare sulle spalle delle donne. Dobbiamo mettere più attenzione alla giustizia sociale, alle politiche sociali, all'ambiente, a come miglioriamo davvero la qualità di vita nelle nostre città. Abbiamo tanto da fare e su questo dobbiamo fermare queste destre che avanzano, che siccome sanno che le persone riconoscono lo sforzo fatto da De Caro e dalla sua squadra, non avendo altri argomenti, hanno tentato di far saltare il banco con una scelta fortemente politica di mettere tutta Bari alla gogna. È una vergogna. Sarà la gente di Bari a rispedire questa strumentalizzazione becera al mittente. Perché mentre la destra parla di Bari, non dice nulla sui tagli alla sanità pubblica e universalistica che sta facendo il governo Meloni. Perché la destra pensa che la sanità sia quella per cui chi è ricco può saltare le liste d'attesa infinite per andare dal privato e chi è povero sta rinunciando a curarsi. E noi da sinistra non lo accettiamo. La destra è quella che ha messo il merito nel nome del ministero prima di dire cosa investiranno sulla scuola pubblica per evitare che le persone che nascono al sud abbiano meno opportunità di chi nasce al nord, e per mettere la ciliegina sulla torta portano avanti una devastante autonomia differenziata che dobbiamo fermare con tutta la nostra forza, perché certifica e cristallizza gli svantaggi e i divari che il sud ha già pagato troppo, e non esiste riscatto dell'Italia senza il riscatto del sud. Non si è mai vista una patriota, sedicente patriota, che spacchi l'Italia con una riforma come questa, che certifica pazienti di serie A e pazienti di serie B a seconda di dove sono nati. Sono gli stessi che voltano le spalle a 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri che non riescono a portare a casa il pranzo con la cena. Sono quei lavoratori a cui abbiamo dedicato la nostra battaglia e la nostra proposta di civiltà su un salario minimo, per dire che sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento e non può essere legale. E loro chiaramente l'hanno bloccata, l'hanno svuotata, la contrastano, perché a loro sta bene così. In fondo pensano che il lavoro sia un favore, mentre noi, come la Costituzione, crediamo che sia un diritto, il diritto al lavoro nella Repubblica fondata sul lavoro, e non sul lavoro qualsiasi, non su quello precario o povero, ma sul lavoro di dignità, di qualità. Sono gli stessi che hanno cancellato il reddito di cittadinanza mentre abbiamo 5,7 milioni di poveri, perché la destra pensa che la povertà sia una colpa individuale e invece è un grave problema sociale dovuto a politiche che noi dobbiamo cambiare. Bisogna che aggiunga una cosa però, perché stanno anche cercando di smantellare
la Costituzione, la Repubblica parlamentare, perché hanno sempre avuto in testa un modello, quello dell'uomo o della donna sola al comando, ma questo paese ha già dato e noi non ci stiamo. Attenzione, dietro al decidete voi c'è un gigantesco decido io per voi, che sarete liberi soltanto un giorno ogni 5 anni di andare ad acclamare un capo. Ma non è questa la democrazia. Se perdo il diritto di farmi rappresentare dai miei rappresentanti, allora vogliamo dare più peso al voto dei cittadini? Bene, cambiamo la legge elettorale e restituiamo loro il diritto di scegliersi i propri rappresentanti. Ma questo non lo vogliono fare, perché guidano partiti personali e si tengono strette strette le liste bloccate. Sono gli stessi che hanno occupato militarmente la RAI, che invece andrebbe riformata, e ha fatto un errore il centrosinistra quando non ha fatto anche questa riforma. Sono gli stessi che, lo sapete, rischiano di vedere una partecipata dello Stato vendere la seconda agenzia di stampa italiana ha un parlamentare della maggioranza, roba che manco in Ungheria. Solidarietà al comitato di redazione e ai giornalisti dell'AGI. Sono gli stessi che l'altro giorno, parlando di scuola, non hanno detto che con la scelta che hanno fatto sul dimensionamento stanno sottraendo autonomie scolastiche proprio nelle periferie, nelle aree interne, nelle aree montane, dove serve di più, dove bisogna pagare di più in generale in Italia tutti gli insegnanti, perché sono quelli pagati meno in Europa. E questo vuol dire mettere anche a rischio la qualità della formazione, del percorso didattico, perché se non c'è motivazione poi è chiaro che si rischia questo. Non dicono una parola, anzi ne hanno detta una, devo dire. Abbiamo sentito l'altro giorno qualcuno di loro dire che insomma bisogna mettere una quota nelle classi, perché non si può mica avere più del 20% di stranieri. Attenzione, nelle scuole non ci sono italiani o stranieri, ci sono bambine e bambini che hanno diritto a un'istruzione di qualità, perché questo dice la Costituzione. E se bisogna dirla tutta, quelli che loro chiamano stranieri per il 70% sono nati e cresciuti in Italia, sono italiane e italiani. Facciamola una riforma della cittadinanza, perché è del 92, avevo 7 anni, e si continua a discriminare persone che hanno diritto a sentirsi casa, perché questa è casa loro. Non hanno detto una parola, troppo impegnati a parlare di Bari in questi giorni, in tutti i loro canali di comunicazione, gli è sfuggito di dire una parola sulla loro ministra Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato. Stiamo ancora aspettando che si dimetta, visto la gravità delle accuse, perché siamo tutti garantisti, ma in Italia e in Europa ministri si sono dimessi per accuse meno gravi. E non hanno detto una parola nemmeno del loro ministro Salvini, che non straccia gli accordi con il partito di Putin e che sta espropriando 500 case per il folle progetto del ponte, mentre è ministro della casa e sulla casa non hanno fatto niente per un anno e mezzo, se non cancellare il fondo affitto a chi aveva più bisogno. Noi siamo una comunità orgogliosa che si batte per questi principi, lo vedete, che sono principi che affondano le radici nella nostra Costituzione. Non dobbiamo cercarli lontano, quei valori di comunità di cui prima parlava Vito, e ringrazio per la sua presenza anche Angelo Bonelli. Ci uniscono questi valori e queste battaglie. Quando parliamo di diritto alla salute da garantire alle persone, e quindi di mettere più risorse sulla sanità pubblica, di far tornare gli infermieri e i medici nei reparti assumendone di nuovi, perché così si stanno svuotando, quando parliamo di investire sulla salute mentale, perché ce lo chiedono le ragazze e i ragazzi dalle scuole, perché sembra che non ci sia mai stata una pandemia in questo paese qualche anno fa, che ha lasciato una coda lunga di conseguenze, quando parliamo di diritto alla casa, di diritto al lavoro, di diritto al futuro, di diritto a un'aria che puoi respirare, perché anche l'emergenza climatica, che loro negano, sta producendo danni ingenti sui nostri territori e le nostre comunità. Se noi guardiamo la nostra Costituzione ci riconosciamo, e perdono di importanza. Io sono una che lavora sempre per unire nelle diversità contro le destre, perché vedo che stanno peggiorando la vita delle persone in questo paese, e non accettare quella Costituzione.
è una Costituzione repubblicana, è una Costituzione laica, ma è, come tutte e tutti noi, soprattutto una Costituzione antifascista. Ricordiamolo sempre, antifascista, come tutte e tutti noi. Futuro per questa città, di un futuro migliore che possa far uscire anche le destre dall'ossessione che hanno l'ossessione dell'immigrazione e non hanno visto l'emigrazione di tanti giovani che vorrebbero stare nel territorio dove nascono e crescono, ma con salari così bassi e contratti così precari, se hai un contratto di un mese non sai se ce l'avrai il giorno dopo, come fai? Costruirti una famiglia, uscire di casa con questi bisogni negli occhi, noi dobbiamo andare avanti. Grazie. Giustamente c'è sempre il compagno che aggiunge una cosa in più. Bene, dicevo, se noi abbiamo negli occhi le speranze di quei giovani che sono speranze contro la precarietà del lavoro, qualche giorno fa nella bellissima piazza del Ferrarese accanto ad Antonio De Caro, dovete continuare a farlo e io mi auguro che anche stasera questa bella piazza Tele Meloni la manderà anziché oscurarci dopo che hanno messo Bari come prima notizia, superando Biden, Netanyahu, il cessate il fuoco necessario a Gaza e anche ultimamente la sfiducia sulla Santanchè Salvini. Ecco, mostrate questa Bari, mostrate questa Bari, perché quella Bari coraggiosa di cui ha parlato Vito Leccese, che si è rimboccata le maniche, che ha respinto gli interessi sbagliati, ha costruito un futuro migliore, non nega i problemi che ci sono, ma li affronta insieme come una comunità che sa che alla fine dei conti la buona politica serve solo a una cosa. Serve solo a migliorare il futuro, a migliorare la qualità della vita delle persone del pianeta. Grazie Bari, grazie a Vito Leccese, siamo e saremo al tuo fianco da qui a giugno.